Un saluto da Ivan Paparella e ben ritrovati sul canale YouTube di Cellular Magazine. Oggi parliamo di Alcatel One Touch Hero 2, il phablet di casa Alcatel, un prodotto importante con una scheda tecnica di un certo rilievo che riesce a coniugare delle dimensioni generosissime per quanto riguarda il display, ben 6 pollici diagonale, con invece un ingombro complessivo abbastanza ridotto. Come potete vedere, sia le cornici laterali che i bordi inferiori e superiori sono particolarmente ridotti. Lo spessore non è eccessivo. Siamo sotto gli 8 mm e Alcatel ha implementato anche il pennino, che non è però un semplice pennino di quelli per fare delle operazioni basiche, ma in realtà ci sono anche un paio di software e alcune applicazioni che ci permettono di interagire anche in maniera più approfondita con il nostro Hero 2. Andiamo a scoprire quali sono le caratteristiche di base del prodotto e poi andiamo ad approfondire, scusatemi la ripetizione, anche la conoscenza del pennino. Dicevo, un display da 6 pollici, un pannello IPS con risoluzione Full HD 1080x1920 pixel, un display davvero bellissimo da utilizzare, immagini e colori piacevoli, ben contrastati, molto realistici, che trovano una particolare enfasi in questa dimensione di display. Nella parte superiore una buonissima capsula auricolare, una fotocamera frontale da ben 5 megapixel, sensore di prossimità e di luminosità. Nella parte inferiore abbiamo i 3 tasti di dialogo che sono a sfioramento con il sistema operativo Android, che è in versione 4.4, pulsante di ritorno, tasto home e il pulsante delle opzioni. Vi dicevo prima del profilo, lo spessore è ridotto a 7,9 mm, quindi l'ingombro è davvero molto limitato. Un cassettino per la scheda micro SD, dobbiamo utilizzare l'estrattore che troviamo nella scatola, il pulsante di controllo del volume e il pulsante di accensione. Spostandoci a sinistra abbiamo invece il cassettino della SIM card. Nella parte inferiore abbiamo, oltre all'alloggiamento del pennino, queste due griglie. In realtà non sono due speaker stereofonici, perché uno solo funziona come speaker, l'altro invece ospita il microfono principale. Ora vediamo anche come funziona. Ingresso micro USB con supporto OTG. Nella parte superiore abbiamo invece un ingresso cuffie da 3,5 mm e un trasmettitore infrarossi per dialogare con alcune periferiche. Parte posteriore abbiamo un phablet, uno smartphone unibody, quindi il cover non si può rimuovere. Nella zona superiore, in quella inferiore, abbiamo queste finiture in plastica gommata che servono a non isolare eccessivamente tutte le varie antenne. Una fotocamera da 13 megapixel con autofocus, flash LED e possibilità di eseguire riprese in Full HD. Sotto al cover abbiamo anche questa contattiera per agganciare il nostro Hero 2 ad alcuni accessori. Sotto al cover, dicevo, abbiamo una batteria da 3100 mAh. La batteria in se stessa ha un amperaggio direi adeguato alle caratteristiche del prodotto. Tuttavia, il processore che viene utilizzato, che è il MediaTek Octa-Core tarato a 2 GHz di clock, è un'unità, ne abbiamo parlato già altre volte, che ha una tendenza abbastanza curiosa quasi a non consumare niente quando il dispositivo è in standby. Pare invece essere un po' più vorace quando utilizziamo anche in maniera un po' più approfondita il nostro dispositivo. Diciamo che per fare una giornata di lavoro lunga e un po' intensa bisogna prestare un pochino di qualche accortezza con un utilizzo più normale, coprire la giornata. Certamente non è un problema, ma non è un campione d'autonomia questo Hero 2. Andiamo a scoprire allora quali sono i dati tecnici di questo dispositivo. Apriamo AnTuTu Benchmark, che si è completamente rinnovato in questi giorni. Ci segnala 32.785 punti, un risultato in linea, diciamo nella classifica, nella parte alta per quanto riguarda i dispositivi che utilizzano questo tipo di processore. Entriamo nel paragrafo delle informazioni. Vi do conferma della distribuzione Android, che è la 4.4.2. Ecco il processore LMT6592 Octa-Core tarato a 2 GHz, la GPU Mali 4 450 per la parte grafica. Abbiamo 2 giga di memoria RAM integrati. Per quanto riguarda invece la memoria di archiviazione, entriamo nelle risorse e troviamo un banco da 16 giga, di cui la disponibilità del telefono è intorno ai 12, 11.72. Possiamo anche installare, come abbiamo visto, una scheda micro SD che, oltre ad espandere la parte di archiviazione, può essere utilizzata anche come disco di scrittura predefinito per le nuove applicazioni. Quindi possiamo scaricare applicazioni senza paura di rimanere a corto di spazio. Abbiamo il Wi-Fi, il Bluetooth, il GPS, il chip NFC, e la parte dati può contare sull'LTE di categoria 4, quindi a 150 megabit in download e 50 in upload. Rimaniamo un istante nel paragrafo delle impostazioni, perché vi volevo far vedere anche qualche altra
caratteristica. Questa prima voce è gestione SIM, è praticamente identica a quel paragrafo che troviamo di solito negli smartphone che utilizzano il processore MediaTek con il supporto dual SIM. In questo caso manca naturalmente il supporto per la seconda SIM. La parte grafica è uguale, possiamo anche da qui accendere o spegnere la parte radio della SIM che stiamo utilizzando. Si può cambiare anche il nome e il numero dei primi numeri delle cifre del nostro numero di telefono. Qui tutta la parte di connettività, la parte che si può gestire con i gesti, si può risvegliare il telefono con il doppio tocco, si può disattivare la suoneria semplicemente capovolgendo il telefono, insomma delle cose che abbiamo già visto anche su altri apparati. Risorse di archiviazione le abbiamo già viste, gestione della batteria, c'è una modalità di risparmio energetico integrato. In lingua in missione, poi magari ci ritorniamo perché troviamo anche il programma che gestisce il pennino, si chiama Stylus Mobile, ora vediamo come funziona. Anche qui abbiamo un po' le tipiche funzioni integrate nei processori MediaTek, tipo accensione, spegnimento pianificato, quindi possiamo far accendere e spegnere il nostro smartphone, il nostro tablet in alcune ore predefinite della giornata. Alcatel tiene fede ad alcune scelte che opera da circa, direi da un paio d'anni, forse anche di più in realtà, per quanto riguarda il sistema operativo, che è molto vicino alla distribuzione stock di Android, ma viene implementato in maniera molto importante con un numero notevolissimo di applicazioni che sono quelle di utilizzo comune. Troviamo tantissimi client per la gestione dei social network, da Facebook a Twitter, troviamo tutti i vari servizi cloud, abbiamo installato la tastiera SwiftKey che trovo sempre più comoda e sempre più precisa, troviamo Shazam, abbiamo il Wi-Fi Direct, abbiamo WhatsApp già preinstallato. C'è poi una particolare attenzione anche alla gestione dei contenuti multimediali, della musica. C'è un accessorio, ad esempio, che in questo momento non ho in dotazione, una vera e propria flip cover che in pratica apre una specie di console virtuale nella parte inferiore del telefono, col quale possiamo far partire i brani musicali o effettuare anche dei montaggi di tracce davvero molto divertente. L'interfaccia invece è molto leggera, quindi non appesantisce il sistema. Gli unici elementi davvero riconoscibili tipici di casa Alcatel li troviamo nella grafica delle icone di sistema che appunto sono diventate un po' un grande classico del produttore. Diamo un'occhiata veloce alle funzioni normali dello smartphone, poi ci dedichiamo un po' di più alla gestione del pennino, che è davvero l'elemento caratteristico di questo dispositivo. Partiamo con la parte telefonica. Chiamiamo il 155, il servizio clienti di Wind, per vedere come si comporta il vivo voce, in particolare durante le chiamate. Allora, come avete potuto sentire, la voce esce solo da una delle due feritoie, qui nella parte inferiore. Il volume è abbastanza alto, durante le chiamate ogni tanto è lievemente metallico. La situazione migliora in maniera abbastanza importante quando riproduciamo contenuti multimediali. Adesso, ad esempio, facciamo una partita a Subway Surfers, anzi, la facciamo subito e sentirete come il volume della partita appare ancora più alto, ma anche più corposo. Riprendiamo la partita velocemente per vedere come si comporta in questa situazione. Ok, ho sbagliato, mi fermo qui perché il gioco davvero va che è un missile, nessun problema con questo tipo di applicazioni, fluido, veloce e davvero estremamente reattivo. Andiamo a vedere anche la navigazione internet. Apriamo il browser Chrome, c'è anche il browser stock, vi segnalo anche che credo che sia già uscito in edicola in questi giorni anche il nuovo numero di Mondo Android, stavo guardando prima. Torniamo un attimo anche alla home page.
giusto per vedere come si comporta anche alle prese con il browser internet, il nostro Hero 2. Molto veloce, davvero estremamente reattivo nel caricare i contenuti, nel riformattarli correttamente. Possiamo anche naturalmente richiedere la pagina in modalità desktop. Direi che anche il browser stock si funziona in maniera abbastanza analoga a Chrome. Io ho un periodo che invece ho una preferenza per Chrome su quasi tutti i dispositivi. Che cos'altro posso farvi vedere delle applicazioni tipiche? Prima vi dicevo che abbiamo la tastiera, eccola qui, la Swift Key, che è preinstallata, una tastiera preditiva davvero molto comoda, che impara dal nostro stile di scrittura e anche dalla tipologia di vocaboli che utilizziamo con maggiore frequenza. Dopo davvero pochi giorni diventa uno strumento quasi infallibile nella gestione della digitazione dei vari testi. Spostiamoci nel reparto fotocamera, entriamo prima di tutto nella galleria. Qui ci sono alcune immagini di riferimento, utilizziamo quelle solite, ci dice anche come gestire lo zoom in questi frangenti. La fotocamera mi è... cosa sta succedendo? Vediamo se ce la faccio, ecco qua. La fotocamera mi è parecchio piaciuta. Questa foto è un pochino piatta come colori perché c'era davvero un fortissimo controluce quando l'abbiamo eseguita. Tuttavia c'è un dettaglio ben percepibile. E vediamo anche se c'è qualche altra immagine con dei colori più visibili. Beh, qui potete vedere anche il dettaglio, che è davvero molto molto presente. Vediamo anche la ripresa video in Full HD. Davvero molto fluida e piacevolissima anche la parte della videocamera. Zoom digitale, che naturalmente tende un pochino a degradare la qualità dell'immagine. Entriamo nell'interfaccia della fotocamera. Tutte le varie impostazioni, abbiamo l'HDR, la modalità panoramica, la modalità grandangolare che ci permette di aumentare il campo di ripresa, modalità sport, notturna, c'è anche la scansione dei codici QR per entrare in contatto con alcune informazioni che oramai troviamo anche cifrate nei codici QR. Entriamo nella videocamera. Qualità, qui c'è un po' meno da sbizzarrirsi nei settaggi, perché c'è la modalità super fine, la fine e la normale. Partiamo naturalmente dalla Full HD, possiamo attivare il microfono e la stabilizzazione elettronica delle immagini. Allora, sono andato un filino di corsa per tutte le varie impostazioni perché mi volevo concentrare un istante di più sul pennino. Come dicevo all'inizio, non è semplicemente è un pennino che non ha quelle caratteristiche che ad esempio abbiamo visto e utilizzato senza far nomi in casa Samsung con il Note, per esempio, con la famiglia Note, perché non ha il pulsantino, però il telefono lo riconosce molto bene, possiamo utilizzarlo in tutte le situazioni, anche nella pressione dei tasti virtuali. Ci sono poi un paio di programmi preinstallati che ora vi faccio vedere, che ci permettono. Questo primo si chiama SketchMate, che di fatto ci permette di utilizzare il display del nostro Hero 2 proprio come se fosse un blocco note. Quindi molto banalmente ci basterà scrivere qualcosa, prendere un appunto, salvarlo, potremo cancellarlo, potremo poi inserire anche delle voci di testo, potremo anche croppare l'immagine e poi trasmetterla a qualcun altro. Quindi abbiamo anche qui questo tipo di funzione, che è particolarmente comodo. Un altro programma si chiama FastMath, questo è una calcolatrice di fatto intelligente. Che cosa succede? Questo foglio di lavoro che stiamo utilizzando riconosce ciò che stiamo scrivendo e ci permette davvero di utilizzarlo come una calcolatrice avanzata. Facciamo qualche prova. 31 per 153, va. Ecco che viene riconosciuta la nostra calligrafia in maniera, avete visto, praticamente immediata, e ci permette anche di visualizzare rapidamente anche il risultato. Se entrate nelle opzioni di questo software, troverete una voce che si chiama esercitazione, che spiega molto bene che cosa si può fare con
con questo programma. Banalmente una moltiplicazione, possiamo utilizzare anche la radice quadrata, naturalmente le varie divisioni, possiamo anche correggere direttamente un tracciato che abbiamo già fatto, quindi una lettera che abbiamo, un numero che abbiamo già tracciato, e quindi modificare il conteggio da far eseguire al telefono. C'è anche l'elevamento a potenza, potete vedere. Qui tutti i simboli che possiamo utilizzare, ci sono addirittura alcune funzioni di analisi matematica più complesse. Quindi un programma sicuramente interessante e davvero ben funzionante. C'è anche un altro frangente in cui è particolarmente divertente utilizzare questo pennino. Vi faccio vedere due modalità perché, in base al tipo di tastiera che decidete di utilizzare, si comporta in modo differente. Partiamo un attimo dalla Sweet Key, che è una tastiera aggiunta, quindi un software di terze parti. Mentre digitate con il dito, vedete comparire la tastierina qui in alto a sinistra, che vi dice scegli il metodo di immissione. Se premete, oltre alle consuete scelte che riguardano l'immissione vocale di Google o le varie tastiere, troverete anche Stylus Mobile. Se premete sopra, ecco che la possibilità di inserire l'indirizzo è delegata al pennino. Quindi ci basterà scrivere, ad esempio, Cellulare Magazine o le prime lettere, ed ecco che comparirà nel campo di ricerca l'indirizzo che ci viene proposto dal sistema. Proviamo a vedere cosa succede invece in questa situazione se utilizziamo la tastiera di default di Android. Abbiamo in questo caso, vedete, sia la possibilità di andare sul tastierino che vedevamo prima, che è rimasto dalla Sweet Key, oppure tenendo premuta la barra spaziatrice, ecco che si riapre questo pop-up di dialogo, e anche da qui possiamo decidere di chiedere allo smartphone di farci utilizzare il pennino anche nella fase di scrittura. Quindi l'operazione che potremo svolgere è la stessa identica che abbiamo compiuto pochi istanti fa. Ecco che ci si riapre nel campo di ricerca Cellulare Magazine, possiamo premere con il pennino e da qui ritorniamo immediatamente sulla nostra home page. Quindi un pennino che non è né basico e non ha funzioni evolutissime, però è molto comodo da utilizzare con questi programmi preinstallati, perché ce ne sono sicuramente altri con i quali può essere utilizzato. Io lo trovo davvero particolarmente comodo perché in questi tipi di macchine che hanno dei display così grandi, trovo che davvero ci sia una grandissima comodità nell'utilizzare il display come se fosse un foglio di carta. A me capita, anche se non va fatto, mi capita spessissimo in automobile dover prendere degli appunti, e quindi utilizzo il display, mi viene davvero molto comodo in questo frangente. Mi piace particolarmente anche questo programma, quello della calcolatrice, per capirci che avevamo, in realtà è un programma che non è nuovissimo, Alcatel l'aveva già inserito sulla prima serie Scribe, sui primi suoi phablet, ma è sempre molto divertente, ma è soprattutto molto puntuale, davvero molto efficace da utilizzare. In definitiva, un phablet, scusatemi, non uno smartphone, un phablet ben costruito, piacevole anche dal punto di vista ergonomico. Queste forme particolarmente arrotondate danno una sensazione di ingombro minore rispetto a quella reale. Siamo a 175 grammi di peso, quindi non è leggerissimo, ma stiamo ben distante dai 2 etti. È sottile, quindi non si fa neanche particolarmente sentire nella tasca. Abbiamo visto la fotocamera che funziona abbastanza bene, però non ho fatto vedere i consueti rapidi scatti live. Come potete vedere, rimette a fuoco in maniera estremamente rapida. Buono anche il tempo di scatto, quindi il sistema è particolarmente reattivo. Direi, stavo dicendo in definitiva, che anche la fotocamera si comporta piuttosto bene, quindi anche il reparto della multimedialità, le parti ludiche di questo dispositivo sono sicuramente soddisfacenti. Diamogli una tirata d'orecchie in qualche zona. Io in realtà mi vorrei concentrare su un aspetto unico, che è un po' la durata della batteria. Avete visto che siamo da circa 20 minuti, stiamo girando questo video. Mi sembra che abbiamo perso circa il 10% di batteria.
quando si utilizza in maniera un po' intensa questo telefono, tende a consumare parecchia energia. Ripeto, non è un deficit della batteria, ma è il processore che richiede particolarmente corrente per poter funzionare. In realtà non scalda neanche in maniera particolare, il calore viene dissipato in maniera ottimale, però sicuramente si vede il contatore della batteria andare giù in maniera abbastanza rapida. In definitiva, però, è un prodotto che mi ha davvero convinto, mi è piaciuto da utilizzare. Chi mi segue sa che sono un amante dei phablet e dei dispositivi di grandi dimensioni. Questo mi è piaciuto in maniera particolare. Mi fermo qui per la prova di Alcatel One Touch Hero 2 e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.